Buonasera a tutti, buonasera. Grazie di essere qua per questa nuova serata di dialoghi con il maestro Asci. Grazie a tutti i COI che sono presenti e che interverranno e grazie soprattutto al nostro amato maestro Asci. Hi everybody, very happy to see you. Sono contento di vedervi tutti, buonasera a tutti. I'm very, very happy and healthy and so busy. Sono molto felice, in salute e molto impegnato. So let's have a nice time today about wood elements. E quindi questa sera divertiamoci con l'elemento legno. Benissimo, allora iniziamo con così, un po' di riscaldamento, grazie a Lorenzo che ci condurrà in una sessione di Doin. We start with a Lorenzo little Didò, grazie. warm-up for our meridians and Lorenzo will guide. Buonasera a tutti, cerco di fare una cosa un po' semplice per non toccare troppo il movimento in genere come è stato fatto vedere nel video di premessa. No? Partiamo magari a muovere un po' l'energia della testa, no? Sentiamo attraverso il meridiano vicino alla biliare a ben 20 punti. La sua probabilità di più di 40 punti. Andiamo magari a massaggiare i lati della testa vicino all'occhio, tutto qua, ok? In senso orario, antorario, poi scendiamo verso l'orecchio, poi picchiettiamo i lati dell'orecchio, fino alla parte posteriore, torniamo in avanti, e veniamo di nuovo indietro, ancora una volta, di lato, indietro. E fino dietro la testa, poi prendiamo la mano e andiamo proprio a strizzare la base del collo, no? Punto Fuci 40 20 della fascicola biliare, prima da un lato, poi dall'altro, e poi picchiettiamo con le mani sul porto Kensei, punto 21 della fascicola biliare, no? Posto nella spalla, dal trapezio. Una parte, dall'altra, picchiettiamo qua davanti, da portare nella parte, diciamo, più nascosta, esterna, laterale, ok? Anche sul lato, qua davanti, e poi massaggiamo il punto davanti, il punto Kimon, andiamo verso i lati, sulla dodicesima costola del quante. Bene, poi scendiamo sul lato della coscia, prima da un lato, poi dall'altra. Poi porterei il piede su un appoggio, andiamo a prendere il punto iniziale di 17, vedi un attimo la telecamera. Prendiamo il piede all'interno, questa posizione qua, prendiamo il punto numero uno del fegato, stimoliamo quella parte interna, fino al punto 3, Tai Chi, fegato sempre, fino al punto Chuol, punto 4, punto d'incontro qua, sulla parte terminale del primo grosso dito dell'adduce, poi picchiettiamo la parte interna, della tibia, della coscia, massaggiamo, poi l'altra gamba, sempre dal primo punto del fegato, incontro fra il secondo e il terzo dito, il punto numero 4, ci vuole, che sappiamo creare. Aiutare quando sono tensioni al collo o alla parte bassa della schiena, andiamo sulla parte interna del pallevolo, della tibia, fino alla coscia. Poi facciamo un po' di movimento
laterale, visto che il legno è laterale, divertiamo le gambe, divertiamo le braccia, voltiamo la gamba e ci tiriamo lateralmente, vediamo fin quanto riusciamo a scendere, allungando bene l'altro esterno del braccio, o dall'altra, che è la posizione del triangolo, dall'altro lato, e guardiamo verso lato. Molto bene. Poi mettiamo in questa posizione qua, sempre con le gambe occupate della camera. Le gambe divaricate, sempre aperte. Voltiamo il piede destro avanti, il piede sinistro. E andiamo a mettere la mano all'interno del piede, andando bene tutto il busto, il triangolo ruotato. Poi torniamo su, sull'altro lato. Mantieniamo sempre la stabilità, e portiamo lo spazio. Bene, grazie. Bene, grazie, grazie mille a Lorenzo per questo, questo riscaldamento iniziale. Quindi ora passiamo alle prime domande. La prima domanda sarà fatta da Chiara. So let's go to the questions to Oashi, to the answer to Oashi. Buonasera Oashi, buonasera a tutti. Questa è la mia domanda. A sempre più persone stanno diagnosticando la fibromialgia. Quindi volevo chiedere al maestro se come operatori Oashiatsu possiamo lavorare sul legno per aiutare queste persone a stare meglio. Grazie. Grazie Chiara. More and more people are being diagnosed about fibromyalgia. Is it possible to improve this situation or those people working on the wood element? More and more people having some sudden problems like this one is one couple reasons. One is people living much longer than before, so they tend to have this kind of problems when they are biologically older. Ci sono diverse persone che hanno questi tipi di problemi. Uno dei motivi è che noi tendiamo a vivere maggiormente, quindi sviluppiamo questa problematica. Especially fiber, including muscle, you know, they tend to manifest their problems when they're getting old. Soprattutto a livello muscolare, i muscoli tendono a manifestare i loro problemi quando diventiamo più vecchi. However, if they build up that muscle proper way by exercise and movement and maybe nutrition, they may slow down this process or maybe they can prevent it. Tuttavia, se facciamo esercizio durante la nostra vita e curiamo l'alimentazione, potremo prevenire questo problema. Anything, everything. Fiber and tissue and muscle, judging from our oriental diagnosis, it's a wood element. Le fibre, i muscoli, i tessuti sono tutti collegati all'elemento legno in medicina cinese. So from Oashiatsu point of view and also meridian point of view, we activate, we take care wood element meridians. Quindi dal punto di vista della medicina cinese dei meridiani dobbiamo attivare e lavorare i meridiani dell'elemento legno. And take a look, for example, liver meridian. Per esempio, il meridiano del fegato. Because it's not to show to people. This is a liver meridians. And then liver meridians inside. Oh, this is a beautiful picture. Guardiamo il meridiano di lì, fegato, ed è interno. And this is my book. People believe that when you receive Oashiatsu, they believe they can get this kind of body.
Questo disegno, questa foto viene dal mio libro. Le persone credono che quando ricevono lo asciatto avranno un fisico così. This is the liver meridian. Questo è il meridiano di fegato. So whenever they have a fiber issues and muscle issues such as lower back, liver meridian. Quando hanno questo tipo di problema, ci sono problemi muscolari, per esempio a volte anche il mal di schiena, dobbiamo trattare il meridiano di fegato. For example, my favorite for lower back is a liver number 4. Il mio punto preferito per il mal di schiena è il fegato 4. Liver number 4, Chufo. Fegato 4. Do you remember this one? There. Yes, this one. Number 4. This 4. Is a top secret tsubo for any muscle, especially lower back muscle problems. Un punto segreto per i problemi muscolari e anche per il mal di schiena. Today's question is, okay, fibromyalgia is a kind of a entire body is involved, like a rheumatoid or like an arthritis atmosphere. Nella fibromialgia tutto il corpo è coinvolto, come altre problematiche, tipo l'artrite. From my experience of this province is I always follow where they have a pain. Dalla mia esperienza seguo sempre e chiedo dove hanno dolore. So, when I'm giving ohashiatsu activation, you know, zento, slow movement, then I touch, then I ask her, I ask him, it is a painful. E quando inizio a lavorare sulla persona, chiedo sempre se la zona che tocco è dolorosa. Even this is not tsubo. Anche se non ci sono degli punti. It's not on 12 meridians. Spesso non sono sui 12 meridiani. And then she said, here is a point. Yes. Sì, mi fa male qua. That is a tsubo we should give a treatment. E allora quello è il punto in cui dovremmo fare trattamento. That's in Japanese we go. Can you see? In giapponese lo chiamiamo così. Ketsu means a tsubo. Ketsu vuol dire punto. In a different way. In modi diversi. Yeah. It's originally this word is a hole. Originariamente il significato è un buco. Aze means here is. Aze significa è qui. So my advice to you, you give a general ohashiatsu very gently. Then you ask her, it is painful. Quindi generalmente fate un trattamento di base ohashiatsu. And then she screams. E poi chiedete se ci sono punti dolorosi. That is the tsubo you should give a treatment. E se il punto è dolorante, quello è il punto dove dovrete fare trattamento. Actually, it's more chronic all over the body. E tende a essere cronico in tutto il corpo. These people tend to be older people. Questi dolori li troviamo nelle persone anziane. And very carefully and slowly attending your love. E queste persone attendono la nostra cura e il nostro amore. And they feel so happy. E saranno molto contenti. One technique I have is when I'm touching this point. Una delle mie tecniche è quando tocco questo punto. Then I press down. Spingo. Then she screams, oh, yeah, it's so painful. E lei urla dicendo che è molto doloroso. Okay, oh, it's so painful. Okay, so you can see, only you press
3, she already feels pain. E quando premo e arrivo a 3, lei ha già dolore. Very sensitive, and she is so unhappy. È molto sensibile a questo punto e lei chiaramente ha dolore. I give a treatment. Allora faccio un trattamento. You know, then I do the same test again. E poi faccio lo stesso test ancora una volta. Tell me when you feel pain. E chiedo quando sente dolore. Then I press all the way. Oh, no pain, no pain. Oh, quindi I have no più, pain. Dice, e non ho dolore, non ho più dolore. Then I show to her. E le faccio vedere. Now, before the treatment, 3, you screams. Prima del trattamento, spingendo 3, tu facevi, avevi male. After Ohashiatsu, you have no pain until you go 9. Dopo il trattamento Ohashiatsu, non hai più avuto dolore fino ad arrivare a 9. My goodness, Ohashiatsu works. Quindi lo Ohashiatsu funziona. Please visualize your treatment, your effectiveness. Visualizzate il trattamento e la sua efficacia. I always visualize my treatment. Io visualizzo sempre i miei trattamenti. Like this. Così, per esempio. And for example, before the lower back ache, okay, I ask her to bend. Prima, quando la persona viene per il mal di schiena, chiedo di piegarsi in avanti. Yes, yes, she said I have a pain. E poi e la persona dice hai ho mal di mare, ho male. Then, after I give a Ohashiatsu treatment, poi faccio il trattamento. I ask her one more time. Poi chiedo di nuovo di piegarsi in avanti. Please show me how much you improved. Fammi vedere quanto sei migliorata. Then she said, this is what you have to do. Any muscle-oriented problems such as fiber, analgesia, you know, you have to really visualize your treatment and convince people and pay extra time, attention, especially older people, especially women. Allora, dobbiamo visualizzare sempre il trattamento facendo vedere il prima e dopo, dargli più attenzione, soprattutto nelle persone anziane, soprattutto alle donne. Okay. I hope this gives you some, you know, ideas how to give treatment to this problem. Spero che questo sia stato di aiuto per voi su come trattare questo tipo di problematica. Wonderful question. Bellissima domanda, Chiara, grazie. Eccoci, grazie Chiara e grazie Ohashi della splendida risposta. E, dunque, sappiamo che l'elemento legno ha a che fare con la crescita, l'abbiamo visto anche nel video che è stato iniziale, che così ha composto la nostra collega Rossana, bravissimo, bellissimo video. E quindi abbiamo proprio una domanda su questo, da parte di Lorenzo. Lorenzo, next, se vuoi. Next question from Lorenzo. Volevo sapere quanto influisce l'energia del legno nella crescita di un uomo o di una donna nel piano sia mentale, fisico e spirituale. Ok, how much does the energy of the wood affect the growth of a man or a woman on the mental, physical and spiritual level? Wood elements is kind of a increasing and expanding and outsetting energy. Questo tipo di elemento aumenta e aiuta questa energia ad esplodere, a portarsi verso l'esterno. And especially this liver is holding lots of energy, then expanding, such as muscle, such as emotions, such as their willpower, active expanding energies. Soprattutto il meridiano di fegato
raccoglie questo tipo di energia che poi porta verso i muscoli e aiuta questo tipo di espansione e anche il potere personale. As you remember Ohashi's psychology meridian class. Come vi ricordate dalle lezioni dei miei corsi di psicologia dei meridiani. Viva meridian energy biologically, psychologically and physically, emotionally upset, expanding. Questo tipo di energia va verso l'alto, si espande a tutti i livelli. Anger, rabbia. Because you have too much energy, you don't know how to do that. Perché avete molta energia e non sapete come fare. So frustrated. E questo è molto frustrante. Okay. And upset. E quindi la buttiamo fuori attraverso la rabbia. As you remember when you're taking an intermediate course, we explain liver is anger. Quando facciamo i corsi intermedi, come vi spieghiamo, il fegato vuol dire rabbia. Anger is upsetting. E la rabbia esplode. So we need this power. Okay. E allora abbiamo bisogno di questo potere. But if you don't know how to utilize proper way that comes out in the anger. Ma se non sappiamo come utilizzarlo nel modo più giusto, questo tipo di energia uscirà sotto forma di rabbia. Some people easy to get upset physically, biologically, psychologically because they have too much energy. E molte persone, siccome hanno molta energia di questo tipo, facilmente si arrabbiano e quindi fanno uscire energia così. So in Ohashiatsu I do a lot of sedation. Quindi nello Ohashiatsu faccio molte sedazioni. Lots of sedation. Not only liver, but also gallbladder meridian. Non solo su fegato, ma anche su vescica biliare, sul meridiano Not di vescica biliare. Gallbladder, but bladder meridian. Non solo vescica biliare, ma anche su vescica. Not only bladder meridian, stomach meridian. Non solo vescica, ma anche stomaco. And all the 12 meridians I sedate a lot. E allora cerco di sedare tutti i 12 meridiani. So, as you study Ohashiatsu, muscle meridian sedation is a perfect treatment for this problem. E la sedazione muscolo meridiano è il trattamento migliore per questo tipo di problema. I hope this my answer gives you some ideas how to give a treatment. Spero che queste mie risposte ti abbiano dato un'idea su come trattare questo tipo di Thank problema. Thank you so much. Wonderful. Grazie, Lorenzo. Grazie Lorenzo e grazie al maestro. Adesso c'è un'altra domanda che sarà fatta dalla nostra collega, da Claudia, che non è solo qui per presentare, ma anche per porre una domanda. A te la parola, Claudia. Una sola. Next question from Claudia. Allora, proprio probabilmente in relazione a questa rabbia di cui ha appena parlato il maestro, anche il fenomeno del bruxismo si può, cioè del digrignare i denti anche notturno, si può così trattare attraverso i meridiani di fegato e vescica biliare. So connected with this energy, the wood energy, how can we treat the bruxism? The grinding of the teeth. Well, this is a very interesting question. Domanda molto interessante. As you study too much energy in wood element, such as liver meridian, gallbladder meridians, you know. Questo tipo di problema è quando abbiamo troppa energia nel meridiano del fegato e della vescica biliare. Then you tense. E quindi vi tendete, okay. C'è tensione. And lots of stress. E c'è molto stress. And some degree anger. E in qualche modo c'è anche rabbia. Frustrations. Frustrazione.
okay? And not only psychologically, but also biologically. Non solo psicologicamente, ma anche biologicamente. Then you shake and grind and tighten your anus. Tremate, drenate i denti e chiudete anche l'ano. And then big toe squeeze. E i ditoni grandi, l'olluci si piegano. Okay. So image is entire body is crunching. L'immagine è che tutto il corpo è teso e trema. Including big toes. E anche gli alluci. So as you study oriental diagnosis. Come avete studiato nella diagnosi orientale? Teeth grinding is not grinding. La digrignare i denti non è il problema dei denti. Ok. Now you understand, oh, Ohashi is going to talk about grinding teeth from a very, very holistic way. Quindi vuol dire che iniziamo a leggere questo problema da un punto di vista olistico. And this is what you study. E questo è ciò che abbiamo studiato. Ok. So grinding teeth is... This is... It's not normal. Digrignare i denti è questo. And so tight. Perché c'è molta tensione. So they go this direction. Vanno in questa direzione. Okay. So now you understand. Ah, this is not teeth problems. Allora questo non è un problema dei denti. Okay. And bruxismo, this is in English, is the dental problems. In inglese sembrerebbe un problema dei denti, ma non lo è. But from a meridian point of view, oriental diagnosis point of view, it's not the teeth problems. Ma dal punto di vista orientale non è un problema dei denti. This temperament joint is tight. È perché quel tipo di giuntura lì è tesa. This big muscle, questo grande muscolo, okay. This big muscle, we call TMJ. TMC, questo. It's a spasm. Ci sono degli spasmi, è teso. Spasm and pulling. E quindi tira. Upper trapezius muscle group. E tutta la parte alta dei muscoli del collo si tende. Cervical vertebrae muscle group. E quindi i muscoli che nutrono le vertebre cervicali. Is spasma. Sono tesi, c'è uno spasma, c'è uno spasma. Titan. Now you understand. Aha! Cervical vertebrae 1, 2, 3 is a L5-4-3. Allora comprendete che le prime tre vertebre del collo sono collegate all'ultime tre in basso sulle dorsali. Okay. Now you have to explain to your clients. E questo è quello che dovrete spiegare ai vostri clienti. This is very important for your practice. Ed è molto importante per la vostra pratica. You came grinding teeth problems. Sei venuto per il problema di digrignazione dei denti. I have to take care of your neck. E devo preoccuparmi, devo prendermi cura del tuo collo. Before I take care of your neck, I have to take care of your lumbar 5-4-3. E prima di trattarti il collo, devo trattare la terza, quarta e quinta lombare. Before I take care of L5-4-3, I have to take care of this muscle. E prima di trattare i punti bassi della schiena, opening, devo prendermi cura opening. Di quei muscoli, quelli del bacino. Opening hip socket. Aprendo il bacino. Before I open hip socket, I have to open your feet. E prima di aprire il bacino, devo lavorare sui tuoi piedi per aprirli. So, when, yes, this one, as you remember. Questa è la mappa delle collegamenti in collo. In the name of Ohashiatsu instructor, you have to teach and educate.
can convince your clients what you are doing, why you have this theory, how much you know, how much you have experience, how much you have confidence. Dobbiamo convincere i clienti, spiegare esattamente che cosa stiamo facendo, convincendoli del fatto che quello che stiamo dicendo è giusto, e questo è il motivo per cui ci muoveremo in quel modo. Now you understand, Grandia taste is a neck province, yes. So it's wonderful to use the scarf technique, stretch the neck first. Quindi siccome il problema dei denti è un problema del collo, posso usare la sciarpa e tutte le tecniche del corpo fatte con la sciarpa. You remember that I taught you wonderful scarf technique? Ricordate che vi ho insegnato delle bellissime tecniche con la sciarpa sul collo? So you can give a wonderful treatment to the cervical C1-2-3 area. In modo da trattare le cervicali 1-2-3. Okay? And before you do this neck scarf, do L5-4-3. Prima delle cervicali, tratta 3 L3, L4, L5. And this is a wonderful technique. Okay? Questa è un'ottima tecnica. I have one very nice graduate and with this province. C'era un diplomato con questo problema. And a wonderful graduate. Bellissima persona. And then so his canine is this way, more off, and then incisor. Then more out. Disegnando la parte interna dei denti, i canini regolari, when he is sleeping, e digrigna i denti quando dorme. So when he came, my advice asked me advice. Unfortunately, his teeth is like a straight. E quando è venuto, avevo notato che i suoi denti erano tutti quanti pari. Completely off. Perché a forza di digrignare aveva consumato i canini. It's so strange to see that. Ed era molto strano vedere ciò. And then, well, I asked him, what dentist did for you? E gli ho chiesto che cosa ha fatto il dentista per te. Then he showed me. Stasera c'è Washi, se ti riesci a collegare, se ti va, per carino. Che... Yes. No, okay. It's... Go ahead. Yeah. Okay. So he showed me, yes, my dentist gave me this at Il mio dentista mi ha dato il bite. And praticamente. When I'm grinding, I have already kind of a cushion. Così quando digrigno i denti, questo mi fa da cuscino. So, well, I explained to him, you know, this is not his province. E allora gli ho spiegato che non è un problema dei denti. And this is this. Del collo e della schiena. Unfortunately, it's too late for me to help him. E sfortunatamente era troppo tardi per aiutarlo. I feel so sad and so guilty that I couldn't help him. E mi è dispiaciuto tantissimo di non poterlo aiutare. But anyway, psychologically, when they have lots of stress and tension. Ma quando c'è molta tensione e stress o frustrazione a livello psicologico. And, so if you are partners, wife or husband, you are whatever, when you hear that the grinding teeth, you have to check that some frustrations. Quindi quando trovate questo problema dovete andare a cercare qualche tipo di frustrazione. Lots of neck area. Trattare il collo. Lots of
lower back area. Trattare la bassa schiena, le lombari. And lots of sexual frustration. E probabilmente troverete anche di frustrazioni sessuali. Now you understand why. E adesso capirete perché. This comes and this comes and this comes. Perché si forma lì e poi si crea verso l'alto e poi si mostra praticamente nella bocca. And again, this is wood element problems. E ancora una volta, questo è un problema dell'elemento legno. Thank you so much. Wonderful questions. Grazie, bellissima domanda. Grazie. Grazie, maestro. Allora, la prossima domanda è di Lorenzo, quindi di nuovo diamo la parola a Lorenzo. È un po' simile a quella di prima, ma leggermente diversa. Volevo sapere in che fase e età si manifesta l'energia del legno in un bambino e una bambina. Io dei bambini vedo che sono diversi. Uno mi sembra molto legno, l'altro un po' di meno. Voglio capire se c'è nella medicina tradizionale cinese, nella cultura giapponese, che fase il legno appunto si manifesta in un bambino e una bambina. Grazie Lorenzo. At what stage does the energy of the wood manifest in a child? And if there is a difference between a man and a woman, a little man and a little woman? Of course, any elements like a fire, wood, water, whatever, is from the birth. No. Before birth, conception. It's already manifesting, you know, before conception, it's already manifesting, you know. And so anyway, yes, my answer is anytime until you are conceived to death, from the conception to your death, maybe after death, according to what you believe, but anyway, so energy is manifesting entire life, life phenomena. So not only wood elements, any elements. Okay, so now question is that yes, it start different around puberty age. Allora, tutti e cinque gli elementi iniziano a crearsi ancora prima della nascita e si sviluppano, si manifestano dalla nascita alla morte. Non c'è un momento particolare, sono sempre attivi in tutta la vita. Tuttavia, nell'elemento legno si manifesta durante la pubertà. So, yes, when girls is around 12, maybe 13, 14, 15, menstruation comes in. Yes. Tra i 12, 13, 14 anni e quando iniziano le mestruazioni. And the boys around, 13, 14, 15 area, that the voice is changing and pubic hair comes out and the more masculine atmosphere o the wood elements. Okay. E nel maschio 12, 13, 14, 15 anni quando cambiano la voce e iniziano a crescere i peli nel corpo. Let me overgeneralize. Female wood elements goes in. Men's wood elements goes out, especially side. Generalizzando, l'energia maschile del legno va verso l'esterno, mentre quello femminile va verso l'interno. I show you go, brother Marian, take a look. Vescicola biliare, vi faccio vedere. Go, brother, it's so funny. Look at that. You see that, this go, brother? Oh, this way. But anyway, go, brother Marian is here and confused. Si muove in modo confuso, vescicola biliare. And the side is going up and then front. And back and then going down, va davanti, va dietro, va su. I call confusing meridian. Lo chiamo il meridiano della confusione. It's not so straight. Non è dritto.
Go Brother Meridian, it's a kind of a man's meridian. That's my opinion. Meridiano della vescica biliare e il meridiano dell'uomo, possiamo dire. When man's is a wood element is so powerful, lots of energy, so confusing. E quando c'è molta energia nell'elemento legno dell'uomo, c'è molta confusione, cioè è molto potente. Not only biologically, but also spiritually, emotionally. Non solo biologicamente, ma spiritualmente ed emozionalmente. A female wood energy goes inside. Nella donna l'energia legno va verso l'interno. I show you liver meridian. Vi faccio vedere il meridiano di fegato. So this one, liver meridian. Once more again, it comes. And when you see the liver meridian, it's very similar to spleen meridian. E quando guardiamo fegato è molto simile al meridiano della milza. By coincidence, spleen and liver start from big toe. E non a caso forse entrambi iniziano dall'alluce, dal dito grande. It's amazing, huh? È incredibile, vero? And I'm always amazed this issue. But anyway, female is a liver meridian, goes inside. Nella donna, quindi fegato, che va verso l'interno. Female wood energy goes inside. E nella donna va verso l'interno, l'energia del legno. And preparing conception, pregnancy and delivery. Nella preparazione del concepimento e anche del parto. So this is my advice. And so whenever you are treating male, female, you know, around 20s and 30s and 40s, yes, you have to pay respect this issue. Quindi il consiglio è che quando tratto sia uomini che donne, 20, 30, 40 anni, devo porre attenzione a questo tipo di energia. Before the puberty and after 60 years on, male, female is not so different energy. Prima della pubertà e dopo i 60 anni non c'è molta differenza nell'energia maschile e femminile del legno. That's my advice to you. Questo è il mio consiglio. But please get confused. Ma per favore andate in confusione. Siate I'm confusi. Giving you my experience. Okay. Perché io vi do la mia esperienza. My guess, okay. Ciò che io immagino sia. My answer, I hope, makes you more confused. E spero che ciò che vi ho detto vi renda più confusi. Only after you confused in your practice, you can be a good practice. E solo dopo esservi confusi nella vostra pratica potete essere bravi terapisti. This is my answer to you. E questa è la mia risposta. Grazie, grazie al maestro, grazie a Lorenzo per la domanda. Abbiamo ancora una domanda che farà il nostro collega Mauro. Okay. Quindi lascia un attimo il ruolo di traduttore. Benissimo, la domanda è: che relazione c'è tra l'energia legno e la felicità? The question is: what kind of relation there is between the wood energy and happiness? The what? Happiness. Happiness, okay. Happiness. Oh, I see, okay. Well, wood, once more again, nutrients and also that energies, and then liver meridians storing, and gallbladder meridian is delivering. Quindi ancora una volta la capacità di raccogliere ed immagazzinare del fegato e la capacità di portare fuori della vescica biliare. And this is a very very abstract question. It's difficult to answer, but in order to give you answer, I emphasize dopamine and wood elements. Domanda difficile, è difficile rispondere, ma in modo da dare una risposta cercherò di parlare della dopamina. Dopamine and? Dopamine, yeah. Dopamine is very, very important from the brain to circulate to make you happy.
Ed è molto importante la dopamina per il cervello, per far sì che voi siate felici. Dopamine is euphonic. Vi dà euforia la dopamina. High. Very high. Vi fa sentire in alto. And to some degree you become zombie. Diventate in qualche modo uno zombie. When you have a this stage with this, you can be very happy without any difficulties, without any effort. Quando siete a questo stadio potete essere facilmente felici senza niente di particolare. So my advice to you is do something in order to utilize your extra energy before it becomes anger. You should enjoy what you really love to do in your life. Il suggerimento del maestro è: fai qualcosa prima che questo tipo di energia diventi troppo forte e chiaramente poi ti porti a essere teso e arrabbiato. Even you are working so hard, so long, and even it's hard work, so painful work, but dopamine exaggerates your happiness more. E anche se lavorate molto duramente per molto tempo, la dopamina vi aiuta ad avere questo piacere. So maybe some exercise, movement and screaming, singing a song and do the extra treatment with whom you like very much, your clients. Quindi muovere il corpo, cantare, ballare, fare qualche tipo di trattamento specifico che vi piace ricevere o farlo ai vostri clienti. But anyway, please try to understand dopamine from some other medical book. E cercate di saperne di più sulla dopamina leggendo un po' di libri medici. And for me, this is all I can give you this answer to this very abstract questions. E questo è tutto ciò che posso dirti su questa domanda astratta. Yeah. So forgive me. Scusami. Thank you. Okay. Scusami. Thank you very much. Grazie, grazie maestro. Ecco, abbiamo chiesto, Rossana si è occupata di chiedere in chat se qualcuno ha delle domande da fare. E Gian Piero scrive... There is one more question from Gian Piero. Diamo la parola direttamente a Gian Piero. Buongiorno maestro Asci, volevo fare una domanda particolare. In questo periodo si sono verificati dei casi durante i trattamenti un po' speciali. Mi sono confrontato anche con Maurizio Bizzo e abbiamo trovato nella diagnosi dell'ARA fegato, chio e vescicola biliare jitsu. Quindi okay. Volevo chiedere al maestro come comportarsi in questa situazione. In my sessions, I found very often this kind of situation on Hara, liver kyo and gallbladder jitsu. So in these cases, how would you approach this situation? Well, judging from our the curriculum, yeah, kyo tonify. Jitsu sedated. Quindi semplicemente tonifica il chio e seda il jitsu. So that's my answer to you. Questa è la mia risposta, molto semplice. However, doesn't necessary to work all the time according to the theory. Tuttavia, a volte potrebbe non funzionare questa teoria. Sometimes you make a big mistake and then result is great. E a volte fai l'opposto di quello che dovresti fare, il risultato magari è perfetto. Right diagnosis, right treatment, result is terrible sometimes. Fai una giusta diagnosi, un giusto trattamento e magari non hai il risultato sperato. So when I'm giving treatment, quindi quando faccio trattamenti, I'm always singing a song.
canto sempre. Che sera sarà? Che sera sarà? Che sera sarà? So, who cares? A chi importa? Yeah, and everything up to God. E tutto ciò lo decide Dio. È tutto nelle mani di Dio. As long as they are paying me, I don't care. E siccome mi pagano, non mi preoccupo di nient'altro. However, tuttavia, okay, every time I want to try to my best. Tutte le volte cerco di dare sempre il mio meglio. Even I did a good job and terrible result, I didn't do good job, great result. If I do my best and confused, I may improve tomorrow. E anche se ho fatto una buona diagnosi, un trattamento terribile, e se ho fatto una diagnosi terribile ma un buon trattamento, cerco sempre di dare del mio meglio e questo sicuramente aiuterà. So Giampiero, please do your best. Quindi Giampiero cerca di fare sempre del tuo meglio. And so confused. E sii confuso, sii sempre confuso. Never, never follow generic answer. E non seguire mai risposte generiche. As I said, sedate, jitsu, tonify kyo, that's a generic answer. Come quello che ti ho detto all'inizio, tonifica il kyo e sedal jitsu. However, people like you, you work so hard, so sincere, so long. The more you advance, the more confusions happening. Quindi persone come te che lavorano duramente, in modo sincero, devono essere più confuse possibile. Then you may say, well, theory is wrong. I am right, but theory is wrong. E allora potrei dire, la teoria è sbagliata. Quello che sto facendo io invece adesso è giusto. That is a time you become master. E in quel momento lì diventerai un maestro. Oriental medicine is we don't have any theory. Nella medicina orientale non abbiamo nessuna teoria. And Western medicine theory has to come first. E nell'altra parte di medicina, quella classica, invece deve venire prima la teoria. Otherwise patient die. Diversamente le persone moriranno. Well, anyway, wonderful question. In ogni modo, bellissima domanda. Please be confused until you die. Per favore, rimani confuso fino alla morte. Thank you. Grazie. Grazie mille, maestro. Abbiamo un'altra domanda. One more question. La facciamo fare direttamente da Neke. Okay. Gracias. Could I ask Ohashi Sensei, you said please visualize your treatment. Does this go together with the diagnosis? Allora, la domanda è, il maestro ha detto per favore visualizzate sempre i vostri trattamenti e la domanda è, questo è collegato anche alla diagnosi orientale? C'è collegamento tra queste due cose? Answer is yes. La risposta è sì. You see, a big disadvantage in our practice in Oriental medicine is we cannot visualize. Se c'è un problema specifico, non possiamo visualizzarlo. We don't have a X-ray. Non abbiamo i raggi X. We don't have a MOR. Non possiamo capire che cos'è. And all this, they visualize by numbers. Perché sono visualizzati da numeri, questo tipo di problematica nella medicina classica. You know, people get confused because we don't visualize, we don't give any objective diagnosis. Rendiamo le persone confuse perché non facciamo nessun tipo di diagnosi oggettiva.
We give only subjective diagnosis. Ma facciamo solo una diagnosi soggettiva. Kyo and Jitsu, typical one. Tipo Kyo e Jitsu, per esempio. Yin or Yang. Yin or Yang. My goodness, ma, what does mean Yin or Yang? E che cosa significa Yin or Yang? And everything is in visualizations. E tutto ciò non è visualizzazione. So, I have to use some kind of a gimmicks, you know, like this one. Devo tornare all'origine, come per esempio con questo esempio. The people who don't believe me, I have to use this. Le persone che non credono a quello che dico, devo people farle. Devo usare questo utensile. People who believe me, I never use this. Le persone che mi credono invece non hanno bisogno di questo tipo di dimostrazione. It's a gimmick, you know. But so therefore I never give a treatment who are not deferred. Quindi per questo motivo non tratto mai le persone che non sono venute per voce di altre, quindi che sono state presentate da altre. When people refer, they are already convinced. Quando una persona nuova viene ed è stata presentata da un'altra, sono già convinte mentalmente. Brainwashed. C'è stato un lavaggio del cervello. No. Oh, you have to go to Ohashi. Ah, devi andare ad Ohashi. I introduce you. Ti introduco io. Ti presento very, io. Very expensive. È molto costoso. But he's so good. Ma è molto bravo. And he is so famous. Ed è molto famoso. He has already 8 books. Ha scritto già 8 libri. His clients is Giovanni Agnelli. Aveva clienti tipo Giovanni Agnelli. He has to wait for 6 months. E doveva aspettare 6 mesi per ricevere un trattamento. This is already visualized diagnosis happening. Tutto ciò è già visualizzato nella testa della persona che verrà. So, my advice to you, try to over-exaggerate your visualizations. Il mio suggerimento per te è cerca di esagerare la visualizzazione. When they come, quando vengono, before the treatment, this is enough. Prima dei trattamenti, after treatment, vi fate fare l'esercizio e poi vedrete che dopo il trattamento. You can visualize. In questo modo, facendogli vedere la differenza, loro potranno visualizzare. Put her into the smartphone. Gli fate le foto e gliele mandate. Così lo this one technique, no? Questa è una tecnica. As you study oriental diagnosis, I always diagnosis visualized. Come avete studiato nella diagnosi orientale, io faccio sempre diagnosi visualizzando. I always over-exaggerate. My visualizations. E spesso esagero questa mia visualizzazione. So this is my answer to you. E questa è la mia risposta per te. Okay. Girl. Abbiamo tempo per fare solo l'ultima domanda. Do we have time or ask for one more question? Sure, go ahead. Last one. È l'ultima. Da Nicolò. E la magari Claudia, se la vuoi leggere tu, perché Nicolò non ha il microfono funzionante. Sì, ho letto. Allora, chiede Nicolò, quando trattiamo fegato e vescicola biliare, ma sappiamo che il nostro cliente sta seguendo una terapia farmacologica, come possiamo capire che il nostro trattamento ha efficacia e quanta efficacia ha? Ok, so when we treat a client on the wood element, for example, but we know that this client is taking drugs, medicines, so how, in which way we can understand if our session and treatment is good, it's helpful for this person? One problem is here is that, for example, my clients came in a red sweater, oh, fire elements. My clients came in the green sweater, oh, wood elements.
Allora, quando il mio cliente viene ed è rosso e suda, chiaramente vedo subito che è l'elemento fuoco. Se invece... se invece comprendo che magari la manifestazione è legata all'elemento legno, posso dire questo è un problema legno. These all the five elements overlap each other. In questo senso tutti e cinque gli elementi sono connessi tra di loro sempre. And mosaic. Come un mosaico. Okay. Maybe soup. Tipo una zuppa. Five different elements soup. Ci sono cinque elementi diversi nella zuppa. But still, yes, you have to really say, oh, this could be the main manifestation's wood. Yes, go ahead with this assumption. Quindi, e ancora una volta, in questa zuppa dovete dare un'attenzione particolare a un elemento, andate avanti con ciò che credete. Then you see something different. E vedrete qualcosa di diverso. Change it. E cambiate. Then something different came in. E poi qualcosa di diverso si mostra. And fortunately, you can start treatment with the assumption of the elements from your diagnosis. Fortunatamente potete iniziare il vostro trattamento con delle intuizioni oppure per ciò che si mostra all'inizio riguardo a un elemento. And confused. E poi diventate confusi. Yeah. So assumption, establishing assumption and diagnosis, as you know, process is itself the actually treatment. E accettando le accettando la possibilità che qualcosa cambi, andate avanti in quella direzione. So when you are giving a liver meridian. Quando tratta il meridiano di fegato? Is this a jitsu? No, is this a kyo? È vuoto o è pieno? Oh, I'm confused. Sono confuso. That's already you are giving treatment. E questo è il momento in cui state già facendo il trattamento. When you are giving treatment, then oh, this is a more jitsu. E quando invece dite questo è più jitsu? That's a diagnosis. Questa è diagnosi. So... Okay, now my advice, I can also easily so overgeneralize, but overgeneralize my advice, get the assumption first. Prima di tutto cercate di, trovate le differenze, trovate le differenze. Oh, this gentleman came with a red sweater. È venuto con una maglietta rossa, è venuto questa persona. Let me... assume he's a fire element jitsu. E quindi mi ha portato questo colore, quindi immagino che ci sia un jitsu nel fuoco. He took out the sweater. E gli tolgo la maglietta. Then you give a treatment to sedate that heart meridian. E quindi andate a sedare il meridiano di cuore. No, he is not fire element jitsu. In quel momento vi accorgete che non è l'elemento fuoco importante. That is a very good treatment. E questo sarà un buon trattamento. Yeah. But anyway, this is a very interesting. Every client, every single person has a different way to manifest. E ogni singola persona, ogni singolo cliente ha il suo modo di manifestare questi squilibri energetici. Extremely dangerous to over assume because the red is fire element, you know, black is water element. But without this kind of assumption, you cannot start it. So go ahead. Quindi fate delle eccezioni. Se generalizzate, dite siccome c'è il rosso e quindi è sicuramente legato all'elemento fuoco, questo sarà difficile e sarà pericoloso. Non possiamo generalizzare. Don't be shame when you are confused. Non vi preoccupate quando siete in confusione. So, this is my advice to you. Quindi questo è il mio consiglio.
I don't know whether this is advice or not. I give you more confused, but forgive me. Non so se ti ho aiutato o creato più confusione, ma questa è la mia risposta. Ok. Thank you, Ash. Thank you. Grazie, Ashi. Grazie, maestro. Quindi questa era l'ultima domanda, ma prima di passare la parola a Chiara, no, per la meditazione finale, c'è un momento in cui Ashi vuol presentare dei corsi che terrà online. Mauro, se vuoi tradurre. Okay, so Kazu, you can show yes. The Ashi courses. So I'm going to teach on Zoom education, and if you have a time, please join. Farò questo corso online. Se avete tempo, raggiungetemi qui. Yes. And then the other in-person class is in New York City. I'm teaching this year. Finally, Apple going back to New York City to teach. Corso in presenza, finalmente, di nuovo, dopo un po' di tempo, a New York, in queste date di aprile. 4 days. 4 days. 4 giorni a New York. In person. In presenza, ci ha tenuto a dire il maestro, in presenza, okay. Non online. This is not online. So anyway, if you know somebody happen to be New York area, please join. E se conoscete qualcuno che in quei giorni è attorno a New York, ditegli di raggiungermi. Thank you. Grazie. Trovate thank le indicazioni you. Sulla chat per i due corsi. Sono okay, sulla more chat. Details on the chat. 1974, I established Ohashi Institute. Nel 1974 ho fondato l'Istituto Ohashiatsu. Ohashiatsu and touch for peace. E ho coniato il termine Ohashiatsu, tocco per la pace. People ask me, Ohashi, this is not touch for health? Non è il tocco per la salute? Mi ha chiesto. Why you put a touch for peace? Perché l'hai chiamato tocco per la pace? But anyway, when we touch, we are... We are giving peace to ourselves. E quando tocchiamo, noi diamo pace a noi stessi. And when we are giving a treatment, we are giving a peace to receive us. E quando facciamo un trattamento, diamo pace a chi riceve. Of course, I hope that their health is getting better. Sicuramente spero che la sua salute migliore. When we are teaching touch. We are actually giving a peace to the societies. E quando noi insegniamo il tocco, di fatto diamo pace alla società. But anyway, it's a very difficult time of the history. Ma è questo un momento difficile della storia. You know, last 2 years we have a tremendous coronavirus influence. In questi ultimi 3 anni abbiamo avuto la pandemia, il coronavirus. Yesterday a war started in Europe. E in Europa ieri è iniziata una guerra. So, please think about peace. Per favore, pensate alla pace. Your small touch brings a peace. Il vostro piccolo tocco porta pace. Thank you. Grazie, Osh. Thank you. Per prima cosa, scegli una posizione che ti metta a tuo agio. Ok, choose a comfortable position first. E ti consenta di stare comodo durante tutta la meditazione. And stay comfortable along the meditation. Trova una posizione rilassata, comoda ed equilibrata. Stay relaxed and comfortable. La schiena è eretta e morbida allo stesso tempo. The spine is straight but relaxed at the same time. Le spalle sono aperte e rilassate. Shoulders are open and relaxed. Le braccia sono rilassate e anche le mani. Your arms and hands are relaxed.
Gli occhi possono essere lasciati chiusi, socchiusi o aperti. Can leave your eyes open or you can close them. E dopo questa preparazione, porta tutta la tua attenzione al suono della campana. And bring all your attention to the ring bell. Datti ora il tempo di arrivare, qui dove sei, nel corpo. Take the time to reach your body. Lascia che l'energia del corpo possa lentamente acquietarsi. Leave your energy goes down and quiet. E prendi contatto col respiro. Contact your breathing. Affidati al respiro. Follow your breathing. Segui il suo ritmo naturale. Follow the natural rhythm of your breath. Inspiro ed espiro, solo questo. Inhale and exhale. E percepisci ora l'intero corpo, eretto e rilassato. Feel all your body remaining relaxed. Ti senti stabile e ben radicato come un albero. You feel grounded and stable as a tree. Le cui radici penetrano in profondità nella terra. The roots will deepen the earth. Senza irrigidirti e senza sforzarti. Without any force or rigidity. E ti senti allo stesso tempo morbido e flessibile come un bambù. You feel flexible, soft like a bamboo. Sii l'albero che sta radicato nella terra. Be the tree grounded in the earth. E sii il bambù che non oppone resistenza. Be the bamboo that is flexible without resistance. Ma oscilla insieme al vento e all'avversità. But is floating with the wind. Quando ti senti stabile e radicato come un albero. When you feel stable and grounded like a tree. E nello stesso tempo flessibile come un bambù. In the same time flexible as a bamboo. Sei connesso al tuo vero essere. You are connected with deep yourself. Che ti dà sostegno. That helps you and nourish you. E in questo modo ben radicato puoi lasciare che le cose accadano. And in this way, grounded way, you can leave that things are going. Affida il corpo alla terra, senti il suo sostegno. Give your body to the earth and feel the nourishment. Collegati al cielo, che ti rende aperto e libero. Connect yourself with the heaven that leaves you free and open. Lascia andare il passato alla terra. Leave your past to the earth. Lascia il futuro nello spazio. Leave your future to the space. E lascia che il momento presente si sciolga nel respiro. And leave your present flowing in your breath. Lascia andare. Let it go. Affidati sempre e di nuovo al flusso del respiro. Follow always the breath rhythm. Questo flusso ti porta in movimento e ti fa restare flessibile.
this movement makes you flexible and in. Respiro dopo respiro. Breath after breath. E concludiamo ascoltando il suono della campana. We can close this meditation with the ring bell. Thank you. Grazie Chiara. Grazie. Thank you so much, Chiara. Grazie Chiara. Thank you. Grazie mille. Grazie. Ok. So happy with this. Andiamo verso la conclusione. Thank you so much. Wonderful to see all of you. Grazie a tutti, bellissimo vedervi tutti. Okay. Aprire anche see you, i microfoni. See you soon, next element. Ci vediamo prossimamente, presto, per il prossimo elemento. Sarà il mese prossimo, probabilmente lo stesso giorno. Let me study answer more carefully. E fatemi preparare e studiare maggiormente le risposte in modo più specifico. I promise that I improve next time. Prometto di migliorare la prossima volta. Ok. Thank you. Thank you so much. Very happy to see you. Thank you, Asha. Thank you. Bye. Hello. Yes. Bye. 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 B